Ciao e benvenuti a un nuovo video. Come avete letto nel titolo, oggi Mulac. Mulac che è un brand creato dalle Cindy, la Sindina qua su YouTube, ed è brand made in Italy, giovane e che a me piace sinceramente tanto su certi prodotti. Allora, devo ringraziare in primis, e ne parliamo subito, Mulac perché oltre alla collezione nuova, che ora vi mostro, mi ha mandato la loro cipria in polvere libera. Questa io l'avevo già provata, Silk White, ed è fantastica. Questa qui, cipria ed è trasparente in polvere libera, guardate quanto è bella, perché ha così lo specchietto, il puff, è perfetta per fissare anche il correttore ed è, non va nelle pieghette, non fa flashback, ma allo stesso tempo non segna e resta tutto lì dove deve stare. Quindi già per questo mi piace tantissimo. Poi, dove l'ho messa? Benissimo, iniziamo sempre benissimo. Adoro perché volevo parlarvene, ma l'avevo già perso. Nuova collezione di cui finalmente abbiamo il primer per occhi, perché tutti gli ombretti di questo brand sono super pigmentati, super wow, super super fuori dagli schemi sempre, ma mancava il primer per gli occhi a mio avviso. Questo è Fix the Chaos, fissa il caos. Adesso andiamo ad aprirlo ed credo che sinceramente uno serviva, due. Conoscendo il brand, deve essere un prodotto wow. Allora, cercavo la quantità 4,7 ml. Andiamo ad aprirlo perché non l'ho ancora aperto la confezione. È arrivata ieri, l'ho messa lì e oggi stiamo facendo il video. Eccolo qua, bello il pack, molto bello, molto semplice, ma è come piace a noi. E ora vediamo. È super scrive, cioè scrivente, scorrevole e applicato, vedo la differenza. Forse voi così in telecamera no, ma io vedo la differenza di dove l'ho applicato e dove non l'ho applicato. Proviamo, però non so, magari lo proviamo con un ombretto. Cioè vedo proprio la parte con la grana della pelle più in evidenza. E quella appiattita grazie al primer. Deve essere un prodotto stra interessante, ma me lo immaginavo. Ed ora veniamo alla novità. La palette. Le uscite delle palette di Mulac sono sempre un qualcosa di chiacchierato, condiviso ed è molto interessante da provare. Questi sono pigmenti pressati. La palette è Anarchy Glam, faccio vedere, è in cartone con lo specchio e poi aspettate che tolgo la plastica, ok, e poi vado a piegarla. Della serie, parliamone. Allora, ovviamente, come in ogni mio video, c'è un full swatch della palette iniziale ed vediamo che ci sono molti colori shimmer e pochi opachi. Gli opachi sono proprio questi e questi qui. Tutti gli altri sono shimmer e glitter. Ma considerando che parliamo di Mulac, non vogliamo un trucco da tutti i giorni. Ora però io voglio un like solamente per avere una maglia bianca ed foulard bianco e andare a fare degli swatch di una palette del genere. Grazie, like, bene. Ora iniziamo con le swatch e iniziamo con So What. Wow, la texture è qualcosa di particolare. Hologram, e già il nome è tutto un programma. I don't care, classic chard o card, bello questo. Questa è una texture un po' più, si sentono i glitter sotto, e poi shh, SHHH.SH,
esclamativo, che per ora è quello più polveroso. Guardate com'è. L'ultimo pacco è quello polveroso, gli altri per adesso nulla. Ora appoggiamo la palette se ci riesco e iniziamo. Allora, non è polverosa, c'è il secondo che è hologram, che è spettacolare, ma anche don't care. Immaginavo che quelli metallizzati, shimmer, fossero quelli più wow, anche perché non ho fatto qualcosa per pulirmi, anche perché stiamo parlando comunque di un brand che realizza make-up, sì, è alla portata di tutti, sì, ma comunque wow, non da tutti i giorni, almeno che non ho voglia per tutti i giorni. A me questa per adesso piace molto e scorrono molto bene. Ora aspettiamo un secondo che si asciuga così non falsiamo i colori e andiamo con la seconda che è Blend, che è questo, che è l'opaco. Gli opachi sono quelli un pochino più polverosi, ma va bene. Poi c'è Cheers. Questi shimmer sono qualcosa di spettacolare. Night Rider. Spettacolare e non polverosi. Anarchy. Ecco, gli shimmer non polverosi per me sono uno spettacolo. E Fiery, fieri. Ok, opaco ma non polveroso, già così alla prima impressione. E già questo ci piace. Andiamo con la seconda riga. Ok, e questa è la seconda riga. Vedo una netta differenza tra la qualità e la scrivenza degli opachi rispetto agli shimmer. Gli shimmer sono morbidi, scorrevoli, super pigmentati, mentre gli altri un pochino meno. Gli opachi secondo me sono pensati, secondo me, per definizione e per base, per poi giocare con gli shimmer. Ma comunque ci sta. Ora che mi sono pulita, mentre aspetto che si asciughi, mi avvicino e ve la faccio vedere meglio. Andiamo con l'ultima fila. Quindi abbiamo, aspettate che non sia mai che vado a contaminare, Wood, che è il più scuro, e ehi, è un marrone scuro opaco e non è polveroso. Poi Bronzé, il nome è un programma, Rebel, che sono curiosa di provare. Poi Wild Shot e per ultimo Red Jelly, che è quello più non è polveroso, sembra quasi cremoso, effettivamente è un pigmento pressato, quindi da andare piano perché è tendente quasi al cremoso. Ultima fila, l'appoggiamo di qua così sono libera e andiamo. Marrone scuro opaco, non è polveroso ed è pigmentato. Wow. Wow. Qual è? Scusate, Rebel. Rebel. Cioè, è luce, è un viola luce, è stupendo, semplicemente stupendo. Tra lui e Wild Shot sembra che al centro della mano ho una macchia di luce, davanti sono luminosi, belli, molto molto belli, davvero molto belli. Sapevo che non era una palette da tutti i giorni, come penso di aver già detto più volte, se non si è capito, ma sapevo che non mi avrebbe deluso. Sempre particolare, sempre mi piace.
Mi piace molto. Di Mulek, sinceramente, non ho provato tante palette. Alcune sì, alcune le ho prese io, alcune me le hanno mandate loro, come in questo caso l'hanno inviata loro. Ed sono sempre contenta di provarli, anche per tutta la storia, per tutto il brand, ed mi piace molto. Con questi davvero si può realizzare di tutto. E poi non è vero che non è per tutti i giorni perché ha colori molto portabili. Alcuni più caldi, la parte di sopra sicuramente più fredda, più illuminante. Ci si possono fare dei bei make-up, sì, assolutamente. Quindi io non ho neanche troppa polvere in giro perché non sono polverosi, se non alcuni opachi più di tanto, quindi mi piace anche per questo. Ed effettivamente anche la palette, non so se si vede in controluce, ma non è neanche ridotta troppo male se non per i primi due opachi. Ci piace. L'altra parte invece è intatta. Gli altri opachi sono più chiari. Ci piace, ci piace, ci piace. Quindi fatemi sapere se avete provato questa palette, come siete trovate, oppure se vi incuriosisce, se l'avete vista e vi piace oppure no, perché ovviamente va a gusto make-up, ma anche a gusto personale. Quindi bisogna sempre truccarsi con un qualcosa che ci si sente a proprio agio, a mio avviso. E niente, io spero di fatto conoscere una palette nuova, il primer per ombretti è sicuramente da provare, lo metto subito di là per iniziare il test. Ed è poi tutto per compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!